amici di jitschina.it. In un mondo dominato da padelloni, Huawei Nova viene in soccorso a chi è alla ricerca di un dispositivo dalle dimensioni contenute e dalle buonissime prestazioni. Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito a scoprirlo insieme nella nostra recensione completa. Partendo dal box di vendita, notiamo come esso sia decisamente in controtendenza rispetto a quelli visti ultimamente dal brand cinese. Al suo interno troviamo ovviamente il dispositivo, il caricabatterie compresa europea e ricarica rapida 5V 2A, il cavo USB Type-C, la graffetta per rimuovere le SIM e delle cuffie classiche e di buona fattura. La nostra è una confezione giornalisti, ma in quella di vendita dovrebbe essere presente anche una pratica custodia per proteggere il dispositivo. Osservando questo Nova ho subito avuto l'impressione di avere a che fare con un Nexus 6P in miniatura. I materiali sono premium e viste le dimensioni contenute risulta davvero piacevole da maneggiare. Il corpo infatti è realizzato in alluminio con una rastrematura verso i bordi laterali, che grazie anche alla fresatura leggermente spigolosa ne garantiscono una presa sicura e decisa. Frontalmente, sotto un vetro protettivo con curvatura 2,5D, è alloggiato un display da 5 pollici, fortunatamente non contornato da cornici nere troppo spesse. Si tratta di un'unità IPS Full HD con una densità di pixel di 441 ppi, davvero piacevole da utilizzare. La riproduzione dei colori è fedele e la luminosità è elevata, rendendo piacevole la fruizione dei contenuti anche in esterna. Buoni gli angoli di visuale, ma è innegabile un viraggio cromatico già ad angoli non eccessivamente pronunciati. Superiormente al display troviamo la fotocamera da 8 megapixel con f2.0, la capsula auricolare ed i sensori di luminosità e prossimità, oltre ad un piccolo LED di notifica. Inferiormente è presente solo il logo Huawei, essendo i tasti disponibili solo a schermo. Sul bordo tester troviamo il tasto Power con un elegante contorno rosso ed il bilanciere del volume. Sul bordo sinistro è invece presente unicamente il carrellino per le due SIM in formato nano o per espandere la memoria a disposizione. Superiormente troviamo il jack da 3,5 mm ed un microfono per la soppressione dei fruscii, mentre inferiormente è presente l'altoparlante di sistema ed una porta USB Type-C. Posteriormente, come anticipato, ritroviamo somiglianze sostanziali con Nexus 6P. Notiamo il lettore di impronte circolare, sempre abbastanza veloce e preciso, ed il tanto amato o criticato vetrino nero a contrasto. Alloggiato all'interno di esso è presente la fotocamera da 12 megapixel con f2.2, messa a fuoco PDF e stabilizzazione digitale. La qualità degli scatti è davvero sbalorditiva. Non sono riuscito nello specifico a capire di che sensore si tratti, ma la qualità degli scatti è buona in ogni situazione. Buona gamma cromatica, messa a fuoco fulmine e un buon HDR. Insomma, le carte in regola ci sono tutte. Non si è dimostrato in difficoltà nemmeno in situazioni critiche di luce e ombre. Nulla da dire invece sull'interfaccia della fotocamera, che è la classica di Huawei e che abbiamo già visto recentemente su altri dispositivi del brand cinese. A bordo di questo Nova è presente l'Emotion UI 4.1, basata su Android 6.0 Marshmallow, spogliata di alcune funzioni extra viste sui recenti top di gamma. Risulta comunque molto personalizzabile e ricca di impostazioni. Per quanto riguarda l'hardware, questo Huawei Nova non è certo un top di gamma, pur comportandosi sempre molto bene. È stato infatti adottato uno Snapdragon 625 octa-core da 2 GHz con 3 GB di memoria RAM tipo LPDDR3 single channel. La GPU è invece un Adreno 506. Bisogna ammettere che nonostante tutto il dispositivo gira sempre molto bene e senza indecisioni di nessun tipo. ReSync 3 gira con un frame rate costante e abbastanza elevato, pur non avendo dettagli al massimo. Sul fronte autonomia ci siamo. Vista la capiente batteria da 3020 mAh, il dispositivo supera le 5 ore di schermo attivo senza alcun tipo di rinuncia, a fronte di un giorno intero di utilizzo. Per la ricarica, invece, ci vogliono circa 2 ore da 0 al 100%. Bene, non benissimo l'audio, un po' piatto di frequenze nonostante la presenza dell'equalizzatore DTS. La ricezione è ormai uno standard per Huawei, leggermente sottotono, specialmente per quello che riguarda il Wi-Fi. Curato, maneggevole, una buona autonomia e una buona fotocamera, insomma un dispositivo equilibrato che è buono quasi in tutto ma non eccelle in nulla. Mi ha convinto, come mi aveva convinto il suo fratello maggiore, Huawei Nova Plus.
Vi ringrazio per aver seguito questa recensione, vi ricordo che in descrizione trovate il link alla recensione scritta completa di questo Huawei Nova. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti da Niccolò per gizchina.it.